Siamo con Manuel Rossi del Pinzano 87 Arancio. Una vittoria dopo una partita durissima, sia per le condizioni meteo e del campo, sia per come si era messa. Come l'hai vista la gara? Beh, guardando la classifica pensavo di fare una partita facile e alla fine partita combattutissima. Loro hanno messo la grinta, hanno messo tutto e volevano portare a casa almeno questo punto. Noi all'inizio abbiamo un po' arrancato, poi alla fine giocando siamo andati sotto due volte e l'abbiamo sempre rimessa in piedi. Sapevamo che prima o poi il momento giusto arrivava e così è stato. Alla fine, dopo una battaglia, si può dire, siamo riusciti a strappare questi tre punti che fanno bene per la classifica. Voi avete il quarto miglior attacco del campionato, eppure avete una partita in meno rispetto a quelle che vi precedono. Oggi forse in realtà è mancato quello, nel senso che avete sprecato tantissimo. Di solito nelle altre partite non succede, è dovuto alla giornata oppure comunque è una cosa su cui dovete lavorare, la freddezza sotto porta? No, il fattore campo oggi ha portato questo dispiacere, ma come in tutte le partite davanti alla porta siamo ben precisi e riusciamo sempre a portare a termine l'azione. Oggi il campo non ce l'ha permesso e bene o male, ripeto, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Vittoria che è arrivata grazie alla tua doppietta negli ultimi minuti. Rimanete imbattuti sul campo, siete una neopromossa. Ti chiedo se ve lo aspettavate questo avvio e poi se adesso date un'occhiata al calendario, perché l'ultima partita prima della sosta è il Desiano, la prima dopo le vacanze è l'Eduspo Moschettieri, lì forse si vedrà un po' il campionato che potete fare. Sì, come dici tu è tutto vero, e solo che oggi guardando il campionato sono un attimo perso. Però nel campionato è come dici tu, non ce l'aspettavamo, nel senso che pensavamo di incontrare squadre molto più alla portata, però alla fine abbiamo dimostrato che siamo un bel gruppo e questo ci porta in alto alla classifica per ora. Grazie mille, in bocca al lupo. Ok, grazie. Grande campo!